Con questa prima puntata comincia un lungo viaggio tra stelle e galassie alla scoperta dell'universo in cui viviamo. Visiteremo naturalmente i pianeti del Sistema Solare, i loro satelliti, incontreremo per strada comete e asteroidi, osserveremo le stelle e le galassie che popolano gli spazi più lontani e cercheremo anche di capire alcuni dei fenomeni ancora in buona parte misteriosi del cosmo, le stelle di neutroni per esempio, le supernove, il famoso Big Bang. Poi vedremo tutto quello che l'astronautica ci ha portato in questi ultimi anni come conoscenza diretta dello spazio e quello che potrà portarci in futuro grazie a nuovi progetti e anche a nuovi veicoli. Questa prima puntata è dedicata al sole che ogni giorno ci illumina, ci riscalda e permette alla vita di fiorire qui sulla Terra. Per capire che cos'è il Sole, vale la pena per cominciare guardare un cielo stellato. Un cielo stellato come questo, densissimo di stelle, così come lo si può osservare con un telescopio nelle migliori condizioni, per esempio in alta montagna con un'atmosfera molto tersa. Ebbene, ognuno di questi puntini è un sole come il nostro, magari più grande. Questi soli, o queste stelle, come vengono chiamate, possono essere di tipo molto diverso, ce ne sono di giovani, di vecchie, di più grandi, di più piccole, con pianeti o senza, solitarie oppure legate in un sistema doppio formato da due stelle che ruotano insieme, le cosiddette stelle binarie. Se qualcuno da lassù guardasse verso di noi, vedrebbe il nostro Sole come noi vediamo una qualunque di queste stelle, cioè un puntino luminoso mescolato a milioni, a miliardi di altri puntini luminosi. Un granello di luce nel cosmo insignificante. Noi siamo molto vicini alla nostra stella, quindi la vediamo incandescente nello spazio, talmente luminosa da non poterla guardare neppure a occhio nudo, rimarremmo accecati se la fissassimo. Per poterla guardare è necessario un filtro ottico, per esempio un filtro affumicato, oppure un filtro naturale, quello dell'atmosfera, che assorbe gran parte delle radiazioni. Ma cos'è esattamente questa palla infuocata? Da dove viene? E come si è formata? In questa puntata, il Sole, la stella a noi più vicina e importante. La sua nascita 5 miliardi di anni fa, la sua evoluzione e la sua fine fra altri 5 miliardi di anni. I meccanismi nascosti che lo tengono acceso, gli spettacolari fenomeni della sua incandescente superficie, macchie, protuberanze, brillamenti. Un'intervista con un grande esperto internazionale, il professor Giovanni Godoli, e i sorprendenti risultati delle esplorazioni solari condotte dalle sonde automatiche. Gli astrofisici hanno capito il meccanismo attraverso il quale è nato il Sole, così come tutte le altre stelle. Molte cose rimangono naturalmente ancora da scoprire, ma se andassimo indietro nel tempo, all'epoca della formazione del Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, ecco probabilmente quello che avremmo visto. Così doveva apparire il Sistema Solare 5 miliardi di anni fa. Una gigantesca e fredda nube di materia interstellare composta di gas e polveri che lentamente cominciava a contrarsi. Forse a causa della vicina esplosione di una supernova. Man mano che la nube si addensava, aumentava anche la sua forza di gravità e come un aspiratore le parti più condensate richiamavano nuovo materiale. La nube stava collassando su se stessa. Al centro, nel punto più denso, la pressione e la temperatura divennero sempre più elevate. A 10 milioni di gradi si innescarono le reazioni termonucleari. Il Sole si era acceso. Ma in quelle epoche remote il Sole neonato non splendeva come oggi, era molto meno luminoso. Nel corso di 5 miliardi di anni la sua luminosità è aumentata del 50%. Nel frattempo, nel resto della nuvola, dai vortici e da altri nuclei di condensazione più piccoli, si formarono i nove pianeti del Sistema Solare. Anche la Terra e gli altri pianeti erano molto diversi da come li conosciamo. La superficie della Terra appena nata era un deserto cosparso di vulcani in perenne eruzione. L'atmosfera primordiale, composta principalmente di anidride carbonica e azoto, si sarebbe rivelata letale per noi.
Dalle dense nubi di vapore acqueo cadde una pioggia che nel corso di centinaia di migliaia di anni formò gli oceani. La scena era pronta per l'apparizione della vita. L'energia per rendere possibile l'apparizione della vita l'ha fornita naturalmente il Sole. Grazie a questa immensa fornace, la Terra, che si trova alla distanza giusta, cioè né troppo vicina per bruciarsi né troppo lontana per gelare, ha potuto mantenere una temperatura ideale e disporre così di acqua liquida in abbondanza. In altri pianeti l'acqua o è evaporata per il troppo calore o si è ghiacciata per il troppo freddo. Il tepore del Sole qui da noi invece ha favorito quelle condizioni ideali non solo per la nascita ma per l'evoluzione successiva della vita. Il Sole del resto è ancora oggi il motore che fa girare ogni cosa, o quasi. Se per pura ipotesi il Sole cessasse di splendere qui sulla Terra, beh, tutto si fermerebbe. E gli uragani, i venti, le piogge, tutto scomparirebbe e naturalmente la vita stessa. Tutto quello che vediamo qui intorno a noi è infatti alimentato dal Sole. Se questa lampada si spegnesse sulla Terra, tutto tornerebbe buio, freddo e inerte. Dopo secoli di osservazione, con strumenti sempre più raffinati, cosa hanno scoperto gli astronomi sul conto del Sole? Bene, vediamo questo ritratto della nostra stella, così come risulta oggi da tante ricerche e osservazioni realizzate in tutto il mondo. Nei confronti della Terra, il Sole è gigantesco. Con un diametro di quasi 1.400.000 km, il Sole è oltre 100 volte più largo della Terra e la sua massa un milione di volte maggiore. Persino le macchie solari, le zone più fredde della sua rarefatta superficie, sono più grandi del nostro pianeta. I segreti del Sole sono rivelati dalla sua luce, i cui raggi possono essere catturati e analizzati negli osservatori solari. La luce del Sole è un arcobaleno di colori, uno spettro. Scomponendolo, appaiono delle righe scure che ci dicono di quali elementi è costituito e ci danno anche altre indicazioni: la temperatura, il periodo di rotazione, l'attività magnetica. Ecco l'impronta rossa dell'idrogeno. Questa ripresa, in luce rossa, rivela che il Sole è composto per tre quarti da idrogeno e un quarto da elio. La rotazione di questa immane sfera di gas incandescenti avviene in 27 giorni. La temperatura sulla superficie, chiamata fotosfera, raggiunge i 6.000 gradi. All'interno, nella fornace termonucleare, la temperatura è molto più alta, 15 milioni di gradi. Qui la fusione nucleare trasforma ogni secondo 4 tonnellate di idrogeno in energia. L'energia prodotta al centro del Sole comincia così una risalita che richiederà 10 milioni di anni per arrivare alla superficie. Anche un'eclissi totale ci aiuta a studiare il Sole perché rende visibile la sua tenue atmosfera esterna detta corona. Questa è un'eclisse ripresa da Giava. La Luna che orbita intorno alla Terra passa esattamente davanti al Sole. La corona appare solo quando l'eclissi è totale. Poco prima di questo momento scende uno strano crepuscolo. L'avvenimento ha richiamato a Giava scienziati e curiosi da tutto il mondo. In questo istante la corona ricorda un anello con un diamante. Ora la Luna copre il Sole. Un cambiamento di esposizione nella ripresa rivela la corona in tutta la sua magnificenza. In realtà è un alone di gas assai rarefatti che si estende per milioni di chilometri nello spazio. L'eclissi totale è durata 5 minuti e 7 secondi, brevi momenti preziosi perché la corona è così evanescente da essere visibile solo quando si oscura la luminosità del Sole. Intorno a questa stella ordinaria, ma per noi importantissima, ruotano 9 pianeti a varie distanze. Il più vicino è Mercurio, ad appena 57 milioni di chilometri, un mondo desolato e dalla superficie butterata di crateri. Poi Venere, simile per dimensioni alla Terra, ma perennemente avvolto da una densa atmosfera di anidride carbonica. A 150 milioni di chilometri, la Terra, un pianeta che conosciamo bene. Viaggiando ancora verso l'esterno, incontriamo Marte, il pianeta rosso. Al di là dell'orbita di Marte, la grande fascia dove orbitano gli asteroidi, macigni cosmici di varie dimensioni.
Oltre la fascia degli asteroidi comincia il regno dei grandi pianeti gassosi. Giove, a quasi 800 milioni di chilometri dal Sole, il gigante del Sistema Solare, un'immensa sfera di gas in perenne agitazione. A ormai 1,5 miliardi di chilometri, Saturno, il pianeta più elegante con il suo splendido sistema di anelli. E oltre, dove ormai la luce del Sole arriva debolissima, Urano e Nettuno, due pianeti gassosi in apparenza molto simili. E infine, ormai a 6 miliardi di chilometri, Plutone, un bizzarro corpo celeste più simile a un asteroide o a una luna sfuggita a qualche pianeta. Il Sole è stato, sin dall'antichità, l'astro più studiato. Del resto è stato al centro di tanti miti, di tanti riti religiosi. E anche per questa ragione i suoi movimenti nel cielo hanno fatto oggetto di tante osservazioni e misurazioni, di cui conserviamo la traccia in antichissimi monumenti. Oggi vari osservatori nel mondo continuano a dedicarsi allo studio del Sole, segno che molte cose rimangono ancora da scoprire. Arcetri è uno di questi. Sentiamo. Siamo ad Arcetri, vicino a Firenze, dove si trova il più famoso e glorioso osservatorio italiano per lo studio del Sole. E non lontano da qui lavorò e studiò uno dei più grandi astronomi di tutti i tempi, Galileo Galilei, e la sua abitazione esiste ancora. Si trova lì, in quel gruppo di case a qualche centinaia di metri da noi. Ormai eccezione fatta per quella torre solare che vedete qui vicino e che consente lo studio dello spettro del Sole in grande dettaglio e quindi anche della sua attività magnetica, ebbene, eccezione fatta per questo strumento, qui ad Arcetri non si compiono più delle osservazioni dirette, sistematiche del Sole. Gli strumenti infatti si trovano lontanissimo da qui, addirittura alle isole Canarie, ma grazie a questi computer è possibile analizzare praticamente in tempo reale tutti i dati che raccolgono. Insomma, Arcetri continua ad essere un importante centro di ricerca con degli strumenti lontani migliaia di chilometri. Visto dalla Terra, il Sole è una fonte inesauribile di fenomeni spettacolari e impressionanti. Ci sono le cosiddette spicole, che appaiono come delle fiammate alte 10.000 chilometri. Sono delle vere e proprie colonne di gas incandescenti che si protendono nello spazio. Ancora più gigantesche sono le protuberanze, che possono innalzarsi dalla superficie solare per più di 1 milione di chilometri. Si tratta di getti di idrogeno ed elio a temperature elevatissime, che possono assumere le forme più diverse, come delle colonne, delle fontane, oppure delle onde, o persino degli archi. Poi ci sono i cosiddetti brillamenti, cioè delle tempeste magnetiche dell'atmosfera del Sole causate da veri e propri scontri di opposte polarità magnetiche. L'enorme liberazione di energia che si genera, pari a 2 miliardi di bombe H di un megatone ognuna che esplodono simultaneamente, determina un'intensificazione del vento solare che può generare anche delle spettacolari aurore boreali, oppure provoca dei blackout nelle comunicazioni via radio. E poi ci sono naturalmente le macchie solari, che appaiono e scompaiono seguendo un ciclo ben preciso. Qui ad Arcetri c'è una tradizione quasi secolare nello studio del Sole, e qui lavora anche uno dei massimi esperti mondiali di questi fenomeni così spettacolari, è il professor Giovanni Godoli. Professore, perché avvengono questi fenomeni? Ma tutti i fenomeni che noi vediamo sul Sole, macchie, protuberanze, brillamenti, sono determinati praticamente da interazioni di campi magnetici. Questi campi magnetici sono associati al fluire di correnti sul Sole. Il Sole fondamentalmente nell'atmosfera solare è formato da gas ionizzato, cioè gas elettrizzato. Il fluire di questo gas è analogo al fluire di una corrente elettrica, e a questa corrente elettrica sono associati appunto questi campi magnetici che determinano questi vari fenomeni. Certo, le peculiarità di questi fenomeni, la loro interpretazione non è ancora esauriente, completamente esauriente. Stiamo lavorando appunto per avere un quadro generale di tutte queste varie manifestazioni, appunto macchie, protuberanze, brillamenti, che concorrono a formare quelle che chiamiamo le regioni attive solari. Ma il Sole oggi lo si osserva non soltanto dalla Terra, ma sempre più dallo spazio. Infatti l'era delle sonde ha cambiato profondamente l'astronomia grazie a veicoli in orbita, a dei satelliti,
grazie addirittura a delle sonde lanciate direttamente verso il Sole, nuove immagini e nuovi dati stanno arrivando e altri arriveranno entro breve tempo, grazie in particolare a due missioni. Vediamo di cosa si tratta. Il Sole è un sorvegliato speciale. Decine di osservatori terrestri e di sonde spaziali lo tengono sotto controllo ogni giorno per seguirne l'attività e per capirne sempre meglio il funzionamento. Due straordinarie missioni dell'Agenzia Spaziale Europea ESA e della NASA stanno osservando il Sole da posizioni impossibili dalla Terra. Ulisse, la sonda partita nel 1992, ha sorvolato il polo nord e il polo sud del Sole, regioni che sono scarsamente visibili dal nostro pianeta. Per raggiungere quest'orbita, la sonda Ulisse è stata lanciata verso Giove, dove grazie a un potente calcio gravitazionale del pianeta gigante è uscita dal piano dove orbitano i pianeti e si è diretta verso i poli del Sole. Nei due passaggi effettuati nel 1994 e nel 1995, Ulisse ha fatto alcune importanti scoperte. Ai poli il campo magnetico è molto più debole del previsto. Il vento solare, il flusso di particelle scagliate continuamente nel cosmo, diventa sempre più intenso via via che ci si avvicina alle regioni polari. La sonda SOHO è stata invece lanciata nel dicembre 1995 verso il punto di Lagrange, il luogo a 1,5 milioni di chilometri dove la forza di attrazione terrestre è in equilibrio con quella del Sole. SOHO è entrata in orbita intorno a questo punto e da lì può osservare 24 ore su 24 il Sole. Ecco alcune delle sorprendenti immagini che ci ha trasmesso. La fotosfera, cioè la superficie solare, dove è visibile la granulazione formata dalle colonne di gas e come enormi bolle salgono dalle profondità sottostanti. In quest'altra ripresa si vedono addirittura le correnti di gas che percorrono gli strati più esterni della superficie solare. Al di sopra della fotosfera si estende l'atmosfera solare, la cosiddetta cromosfera, uno strato gassoso assai rarefatto, dove si innalzano le spicole, gigantesche fiamme alte migliaia di chilometri. Infine lo strato più esterno, la corona, si è rivelato ai sofisticati strumenti della sonda euro-americana una regione assai turbolenta, anche in periodi nei quali l'attività solare è al minimo. Immagini spettacolari quindi della nostra stella, e questo ci permette di capire anche come appaiono da vicino le stelle, le altre stelle, e come funzionano. C'è una cosa a proposito del Sole che ha sempre intrigato gli astronomi, a cominciare da Galileo che fu il primo a scoprirle, le macchie solari, cioè delle strane macchie che hanno un movimento ciclico di circa 11 anni durante i quali lentamente migrano verso l'equatore per poi ritirarsi nuovamente. Che cosa sono? Che cosa significano? Beh, oggi la radioastronomia dispone della possibilità di osservare le radiazioni solari in frequenze che una volta sfuggivano e che consentono invece oggi di capire meglio il significato di queste strane macchie. Il Sole può anche essere osservato nei raggi X soffici, cioè quelli ad energia più bassa. L'immagine più piccola è la stessa inquadratura effettuata nella luce visibile. È evidente l'intensa attività che circonda le macchie solari. Le macchie solari sono causate probabilmente da potenti linee di forza magnetica che vengono intrappolate e distorte dalla rotazione differenziale del Sole e dalla sua ribollente superficie, la fotosfera. Il Sole infatti ruota in 27 giorni all'equatore, ma in circa 34 ai poli. Ciò provoca un intrecciarsi delle linee del campo magnetico ed è questa probabilmente la causa delle macchie solari e di altre spettacolari manifestazioni. Una ripresa più ravvicinata evidenzia delle zone più scure. Sono le macchie solari, le regioni luminose sono invece formate da migliaia di bolle di gas incandescenti, ognuna delle quali misura 800 km di diametro. Le macchie solari sono più scure perché sono più fredde, circa 2000 gradi centigradi in meno che nella restante fotosfera. Il centro delle macchie è chiamato ombra, il bordo la penombra. Queste macchie solari sono state riprese con filtri diversi. Eccole nella luce visibile. Ora nel rosso della riga H-alfa dell'idrogeno. Entrambe le immagini mostrano enormi archi piegati intorno alle linee di forza del campo magnetico. Una macchia si forma in circa 10 giorni e si dissolve in 2 settimane. Nei periodi di quiete è possibile che non vi sia alcuna macchia. Questi periodi durano di solito pochi anni, ma dalle testimonianze dei primi astronomi si è capito che dal 1645 al 1715 non venne osservata nessuna macchia.
Questa prolungata e insolita quiete solare coincise con un brusco raffreddamento del clima terrestre. Il Sole ha lasciato traccia delle sue variazioni di attività non solo sui climi ma anche sui singoli alberi, dal momento che il calore influenza la loro crescita. Quindi andando a vedere gli anelli di alberi secolari, gli anelli di accrescimento, è possibile verificare questi cicli. È una specie di lavoro alla Sherlock Holmes. Vediamo. Siamo all'Università di Tucson in Arizona. Questo è uno dei laboratori più avanzati per lo studio degli anelli degli alberi. Dallo spessore di questi anelli, ecco qui la ricercatrice li sta misurando, si può risalire alle condizioni climatiche di migliaia di anni fa. Come è noto, la vita di alcune specie di alberi può raggiungere i 5.000 anni. Ognuno di questi anni lascia un anello, più spesso se le condizioni climatiche sono favorevoli, più sottile se sono avverse. Da queste tracce lasciate nel tronco degli alberi, alcuni scienziati hanno pensato che sia possibile risalire all'attività del Sole in quelle epoche passate. Qui un ricercatore dell'Università dell'Arizona ci mostra come gli anelli più sottili che si sono accumulati alla fine del 1600 indichino un periodo climaticamente sfavorevole. Ed effettivamente, numerose testimonianze ci hanno tramandato che in quell'epoca il clima era più freddo, tanto da essere soprannominato la piccola era glaciale. In quel periodo gli astronomi che cominciavano ad osservare il Sole notarono pochissime macchie. Gli anelli degli alberi ci possono rivelare le passate variazioni dell'attività solare? Indubbiamente ci sono molti studi, molte correlazioni sono state fatte fra il livello di attività solare e lo spessore degli anelli di accrescimento degli alberi. Parlare di influenze dell'attività solare sul clima è un argomento molto delicato, perché bisogna pensare che le condizioni meteorologiche di una singola regione sono condizionate anche da fenomeni locali, da condizioni locali come la struttura orografica, come la vegetazione. Invece è probabile che vi siano correlazioni con fenomeni planetari, come per esempio il numero di cicloni che in un certo istante interessa il nostro pianeta. In effetti qualche ricerca statistica in questo campo ha dato risultati positivi. Comunque le ricerche statistiche sulle correlazioni fra attività solare e condizioni meteorologiche sono numerosissime e devo dire che dati sicuri non ce n'è. Ma per quanto tempo il Sole rimarrà lassù a splendere? A che punto questa fornace che brucia da circa 5 miliardi di anni, finirà il suo carburante? Beh, sono delle domande alle quali gli scienziati cominciano a dare oggi delle risposte. Infatti, studiando la dinamica del Sole, ma anche osservando l'evoluzione delle stelle nell'universo, si possono fare delle ipotesi ragionevoli sulla vita e sulla morte del Sole. I tempi naturalmente sono molto lunghi, ma la sua evoluzione terminale sarà terrificante. Sentiamo. Niente dura in eterno e anche il Sole, così come 5 miliardi di anni fa si è acceso, fra altri 5 miliardi di anni si spegnerà. Il Sole infatti è una stella di mezza età e il combustibile per la fornace termonucleare, cioè l'idrogeno, è stato consumato per metà. Quando l'idrogeno finirà, il Sole uscirà dalla sequenza principale, cioè dalla fase di tranquilla stabilità, per precipitare in una turbolenta agonia. Non appena la fornace nucleare ormai a secco comincerà a spegnersi, gli strati soprastanti inizieranno a crollare verso il centro. Questo farà aumentare la temperatura fino a 100 milioni di gradi e la fornace si riaccenderà, ma questa volta il combustibile sarà l'elio, non più l'idrogeno. In mezzo a queste trasformazioni il Sole sarà intanto diventato una gigante rossa, i suoi strati più esterni espansi e raffreddati raggiungeranno l'orbita di Venere inghiottendola. Vista dal nostro pianeta, la fine del Sole sarà terrificante. Una stella rossa occupa più di un terzo del cielo, riversando sulla Terra un calore insopportabile. Gli oceani evaporeranno e la vita sarà allora finita. Dopo la fase di gigante, il Sole potrà andare incontro a esplosioni che espelleranno gli strati più esterni. Diventerà allora una nebulosa planetaria. Il nucleo centrale, visto dalla Terra, assomiglierà a un puntino bianco molto luminoso di materia ultradensa, una nana bianca. Poi anche quell'ultima luce si spegnerà e il Sole, divenuto una nana nera, non subirà più alcuna ulteriore evoluzione.
Ma nel frattempo l'umanità, se esisterà ancora, sarà già partita verso altre destinazioni. Prima che il Sole cominci la sua terrificante evoluzione di fine corsa, bruciando in un abbraccio mortale il nostro pianeta, beh, i nostri pronipoti, lontanissimi, avranno inventato il modo per vivere altrove nello spazio. Non dimentichiamo infatti che tutto questo dovrà avvenire tra miliardi di anni, quindi in un'epoca in cui noi non riusciamo neppure a immaginare come sarà il nostro mondo. Ma lasciare la Terra per andare dove? Lo studio dell'universo e delle sue leggi ci ha insegnato oggi a vedere le cose in un modo molto più immaginativo che in passato. Ecco come vedeva il futuro un uomo di grande immaginazione, oggi scomparso, che ha dedicato tutta la sua vita a studiare la scienza e a divulgarla, Isaac Asimov. Se vogliamo spingere il nostro sguardo 1000 anni più avanti, credo che i cambiamenti che conosceremo saranno probabilmente 1000 volte più stupefacenti di quelli che hanno avuto luogo negli ultimi 1000 anni. Ho la sensazione che tra 1000 anni la specie umana avrà già varcato i confini del sistema solare e che ci saranno mondi indipendenti che si muoveranno da soli nello spazio. Potranno esservi milioni di questi mondi e su ognuno di essi sorgerà una cultura particolare con una diversa musica, letteratura, scienza. Continuando a evolvere separatamente con l'andare del tempo, è anche possibile che si sviluppino specie umane diverse, incapaci persino di incrociarsi tra loro. Quindi potrebbero nascere migliaia di diverse specie di discendenti intelligenti dell'Homo sapiens. Sarà un universo in cui sarà eccitante vivere, in cui sarà possibile incontrarsi con i propri lontani cugini. E forse sarà anche possibile entrare in contatto a quel tempo con altre intelligenze non umane esistenti su altri mondi. Beh, forse le cose non andranno in questo modo, o forse sì, chi lo sa. Comunque è stimolante pensare che l'avventura dell'uomo continui in questa nuova dimensione e che i nostri discendenti lontanissimi siano sempre in grado di mantenere accesa la fiammella della vita e dell'intelligenza. A presto, arrivederci.